La costruzione di un forno in terra cruda prevede diverse fasi. La prima riguarda la realizzazione del piano e della base del forno. Per la realizzazione del piano, in questo caso, si è scelto un piano con Europallet, quindi sovrapposti, accoppiati. Il piano di conseguenza viene livellato. Successivamente si passa al completamento del piano con lo strato isolante. Il miglior materiale sarebbe argilla espansa. In questo caso però abbiamo utilizzato ghiaia più grossolana e uno strato di ghiaia fine per livellare il piano. Non è prettamente isolante, ma era sicuramente più economico in questo caso. Il piano vero e proprio su cui poggia il forno, quindi la base, e in questo caso abbiamo optato per un piano in mattoni refrattari. Il secondo step della costruzione del forno prevede la realizzazione di una dima, cioè una forma preventiva che si deve dare proprio al forno. In questo caso è stata scelta una forma a cupola con base circolare. La dima può essere realizzata con qualsiasi materiale in realtà, con terra bagnata, sabbia bagnata, l'importante è che sia materiale umido, perché poi dopo dovrà mantenere la sua umidità per il mantenimento e la realizzazione della cupola successiva, quella vera e propria. In questo caso verrà utilizzata della comune sabbia fina, opportunamente bagnata, e quindi si ricoprirà la cupola con stoffa bagnata o carta bagnata, e poi si passa alla successiva realizzazione della cupola vera e propria in argilla e sabbia. La sabbia in questo caso è la sabbia fina del Po, quindi non si può utilizzare né sabbia marina né sabbia silicea, ma questo tipo di sabbia che è appunto adatta. L'argilla è stata precedentemente assottigliata, quindi resa terra, polvere, e inumidita, quindi messa a bagno per vari giorni in modo che l'argilla assorba tutta l'acqua necessaria per poi formare un impasto. A questo impasto verrà aggiunta una proporzione, in questo caso 1-1, di sabbia fine. E poi si procederà proprio alla costruzione mediante proprio la sovrapposizione o di palle, di pezzi, insomma, di questo pongo duro che si verrà a formare. Si crea la cupola, non si completa del tutto, cioè si lascia una bocca, che sarebbe la bocca del forno. Successivamente si procede alla realizzazione della seconda bocca, cioè un buco per la uscita dei fumi. Questo è il primo strato della cupola. Il secondo strato della cupola è uno strato isolante che è formato da un impasto di argilla, sabbia in minime quantità e paglia. E l'ultimo strato è invece formato da intonaco a base di calce. Quindi si passeranno due strati di intonaco, prima più grossolano e poi più fine, per dare appunto la finitura. In questo caso la finitura scelta è in cacciopesto, che permette insomma la salvaguardia anche da intemperie, quindi piogge e sbalzi di temperatura. Nella realizzazione poi dell'intonaco e della finitura si possono poi realizzare varie decorazioni, si può abbellire il forno a piacimento.